Tensione alle stelle per gara 3 di semifinale playoff tra la Winner Plus Pordenone e l'Intermec Cordenons. Pala Crisafulli strapieno per provare a spingere il team di coach Longhin in finale. Subito tripla per Truccolo, risposta dall'altra parte di Pezzutti a 200 all'ora in contropiede. Muner schiaccia di prepotenza, sembra di ottimo auspicio l'inizio di gara della squadra di casa, ma Cordenons prende le redini del match con un super Pezzutti da 9 punti nel primo quarto, qui fino in fondo contro Riccardo Truccolo. Cordenons addirittura in doppia cifra di vantaggio al decimo minuto. Bella questa penetrazione di Corazza, punteggio 14-24 al termine del primo parziale. Prova allora Truccolo a caricarsi la squadra sulle spalle con questo bel jumper in uscita dai blocchi, poi Muner con un canestro davvero impossibile nel pitturato. Pordenone riesce addirittura a mettere il naso avanti grazie a questo schiaccione di Gomirato su assist di Mattia Galli, ma sarà Cordenons a rientrare negli spogliatoi in vantaggio grazie a questo siluro un po' fortunoso di Corazza. Punteggio 33-34 per l'Intermec dopo i primi 20 minuti. Ancora Corazza, il migliore dei suoi fino in fondo con la mano sinistra. Cordenons che tiene il naso avanti, ma Truccolo la rispedisce indietro con questa tripla bellissima con assist ancora di Mattia Galli, che qui segna da 3 punti. Gran partita anche per Galli, che chiuderà quota 16. Truccolo scarico per Girardo, bomba del numero 5 ex Codroipo, vola sul più 6 Pordenone, potrebbe dilagare ma sbaglia molto dalla lunetta e Luis tiene Cordenons sul meno 5 del trentesimo. 51-46 il punteggio, match ancora vivo. End one per Corazza, poi Luis con questa scorribanda nel traffico, davvero gran canestro per il numero 10. Nel finale però Pordenone allunga in maniera decisiva grazie a uno strepitoso Mattia Galli, qui canestro bellissimo del numero 2, poi tripla su scarico di Girardo dal post basso, tutti in piedi. Il Pala Crisafulli sente odore di vittoria Pordenone, 2 per Girardo, il punto esclamativo lo mette ancora Mattia Galli, che si prende l'isolamento contro Costanzo, solo rete da 3 punti per il numero 2, vola in finale la Winner Plus, vince contro una Cordenons che esce comunque tra gli applausi. 72-62 il punteggio finale, 16 per Galli, 19 per Corazza.